Cari amici, alla luce di questo importantissimo titolo, di cui vi faccio vedere la copertina, che muove sempre i nostri passi, noi abbiamo presentato una denuncia questa mattina che dimostra la grandezza dell'uomo Mazzini, che non parla di diritti, ma di doveri. Esattamente, quello è il punto essenziale. Quando uno ha una visione etica della vita, parla solo di doveri. Tutti parlano di Kennedy, di Kennedy, no? Che parla che cosa potresti fare tu per il passato. Lui l'aveva detto 100 anni prima. Esattamente. Allora, piglia la documentazione della denuncia che abbiamo fatto. Ah, sì. Dopo, siccome oggi è il 9 di febbraio, parleremo anche della Costituzione della Repubblica Romana e devo dire una parola di onore nei confronti di Storace, il quale quando fu presidente della Regione Lazio iniziò tutta una serie di ricorrenze relative ai ricordi gloriosi della nostra regione, tant'è vero che questo manifesto, che riporta per intero la Costituzione della Repubblica Romana del 49, no, a questo per tacitare i cosiddetti fanculisti che continuano a dire a che serve fare ostacolo, opposizione, eccetera, eccetera. Noi ne stiamo parlando 120 anni, no, 150 anni dopo. Certo. 150 anni dopo parliamo esattamente, l'anno prossimo è 150 anni. È del 49. Già, cioè, l'anno prossimo è 150 anni, 160 anni. E quelle cose lì che avevano fatto loro l'hanno fatto i nostri nonni, quindi non è vero un cazzo che gli italiani sono dei buoi e sono dei fannulloni, assolutamente, che accettano qualunque sopruso indifferentemente e supinamente, assolutamente no. Eccolo, questo è uno degli esempi. Comunque ricordo che questa è una delle poche, secondo me, ma possiamo parlare anche della rivolta di Genova contro gli austriaci del 21, di cui parlavamo prima, del 1821. La Repubblica del Carnaro, la Repubblica del Carnaro alla faccia del cazzo dei versigliesi del trattato di pace. Ne parleremo anche dello statuto della Repubblica del Carnaro, perché ne parleremo un'altra volta. A proposito della ricorrenza delle foibe, di cui parlavamo prima, del film Istria Rossa. No, non si chiama Istria Rossa, Rosso Istria. Rosso Istria, chiedo scusa. Allora, il 9 febbraio 2005 la Regione Lazio per il secondo anno celebrerà la Repubblica Romana nell'ambito della Settimana dei Valori Nazionali. Costituzione della Repubblica Romana 1849. 9 febbraio, poi leggeremo i capitoli, per adesso ci interessa soprattutto sentire l'illustrazione della denuncia che abbiamo appena presentato da parte di Orazio, che è stato anche l'estensore della denuncia stessa. 9 febbraio, sotto il triumvirato di Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e il mio concittadino Aurelio Saffi, è proclamata la Repubblica Romana. La decisione è adottata con 118 voti a favore e 26 contrari. Anche lì sarebbe da chiedersi come è che a parità di forze la battaglia fu vinta dai francesi. Beh, lì non era parità di forze. Non era parità di forze. Lasciamo stare la tecnologia degli chasse-pot, no? Del caricamento. Non poteva essere a parità di forze, erano molto più armati. Erano molto più armati. Molto più numerosi. Francesi. Sì, erano 32.000 francesi contro circa 20.000 se romani. Se lo erano. Sì, compreso l'esercito pontificio. No, ma era diventato repubblicano. Dovevano arrivare gli aiuti dalle Marche che non sono arrivati, è lì il problema. Vabbè, ma tanto che quattro scalcagnati. Allora, 15 febbraio è costituito il nuovo ministero presieduto da Carlo Emanuele Muzzarelli,
1 luglio l'Assemblea Costituente di Roma dichiara decaduto il governo temporale del Papa. Siamo al 1 luglio, l'Assemblea Costituente sta per chiudersi, i francesi stanno invadendo ciò che resta del territorio libero della Repubblica Romana e il 1 luglio appunto... No, ricordiamoci poi che gli austriaci avanzavano lungo il Tevere. Sì, però non è... cioè i francesi hanno attaccato... Quindi ci avevamo tutti contro, voglio dire. Sì, sì, i francesi comunque hanno attaccato con uno scopo ben preciso. Ricordiamoci che un cugino di quello che poi sarebbe diventato Napoleone III... e che all'epoca era presidente della Repubblica e che aveva mandato le truppe, lo so. Faceva un cugino, un Bonaparte cugino diretto, faceva parte dell'assemblea del comitato, certo, del comitato faceva parte costituente dell'assemblea costituente, lo so, della Repubblica Romana, lo so, era un borghese e era il figlio di Paolina e non era il figlio di Paolina. Era un Bonaparte. Ah, vero, era un Bonaparte. Però ricordiamoci sempre che i borghesi erano imparentati con Bonaparte. Esattamente. Diciamo che probabilmente era il figlio di Luciano, non vorrei sbagliarmi, però siccome Luciano poi si è stabilito definitivamente diventando il principe di Canino, proprio è stato un italico italiano, e poi avevamo la madre di Napoleone che abitava a Roma. Noi ricordiamoci sempre che già in epoca attorno al 1200 esisteva il principato di Canino e di un paesino lì vicino, adesso non mi ricordo più. Ed era un acerrimo antipapale, era una delle fazioni antipapaline dell'epoca. Sì. 1300-1250. Allora, primo, ultima cosa, Vico, poi passi... Vico e Canino. Primo luglio, l'Assemblea Costituente di Roma dichiara decaduto il governo temporale del Papa, quindi fino a quella dichiarazione il governo temporale era formalmente vigente. In carica. E questa è la ragione per cui c'era un esercito dello Stato pontificio che operava con molta, certo non con la veemenza dei volontari di Garibaldi, accordando al pontefice le necessarie guarentigie, le famose guarentigie che poi furono ratificate. Delle guarentigie, ricordiamocelo, le guarentigie furono ratificate e confermate nel 1870 dopo la presa di Roma da parte del Regno d'Italia per l'esercizio del potere spirituale e promulga la nuova Costituzione che è questa. Quindi ricordiamoci bene, il 9 di febbraio è la nascita della Repubblica Romana, la Costituzione è invece del 1 luglio, cioè è la promulgazione della Costituzione del 1 luglio. Adesso ti do la parola. No, finisci il discorso. No, è tutto lungo. Adesso poi concludiamo facendo vedere le nostre ragioni. Ma no, era perché facciamo due video. No, Vabbè. No, devono essere sostanziali. Perché noi combattiamo queste battaglie? Noi combattiamo queste battaglie prima di tutto perché per noi la Costituzione... Per l'educazione della gente. La Costituzione per noi è questa... replicata poi con la Costituzione in varie forme. Del Carnaro. In varie forme. E basta, queste sono le nostre Costituzioni. Questa degli atlantisti non ci compete. Non ci interessa proprio. Il secondo che l'impegno etico, la nostra politica è mazziniana. Io l'ho sempre detto, l'avrò ripetuta 10.000 volte. Sociale e socialista. Sociale ed etica, eccola qua, va bene? Ecco. Allora, questo è il nostro impegno. E allora abbiamo fatto anche oggi la nostra quotidiana denuncia. Ho fatto un conto, saranno dunque 10 anni che le depositiamo regolarmente, a una media di 2-3 al mese, quindi facciamo conto 25 all'anno, 20, di media, no? 25 sì. All'anno, per 10 anni sono 250 querele, proprio a occhio e croce. Certo. E allora... E comunque stiamo sempre aspettando un rinvio a giudizio per diffamazione. Sì, noi, appunto. Prima o poi
qualcuno sono troppo corrotti, sono troppo venduti e sono troppo pusillanimi. E non allora qui mai. Abbiamo gli facciamo un culo così. Abbiamo qui querela contro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio, Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, Ministro della Pubblica Istruzione Giulia Bongiorno e Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dove qui li denunciamo per attentati contro i diritti politici del cittadino, abuso d'ufficio, omissione d'ufficio ed altro. Tralascio tutte le considerazioni in calce che poi chi vuole se le va a leggere, ma il fatto è questo. Tra le righe, la leggo questa parte così si capisce, tra le righe del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale c'è un passaggio che stabilisce nel dettaglio la modalità per accedere al reddito di cittadinanza, pentastellato, davvero inquietante. Un lampante esempio della sfiducia latente da parte degli amministratori delle istituzioni nei confronti dei suoi cittadini, tanto che si mette in guardia chi non osserva i dettami per essere in regola con la ricezione del contributo. Contributo del reddito di cittadinanza. In particolare all'articolo 7,9 sono previste una serie di inadempimenti nel caso di mancata partecipazione eccetera eccetera da parte di un solo componente il nucleo familiare fra virgolette. È un ricatto all'intera famiglia. Esatto. Alle iniziative di orientamento per concludere la frase. Quindi nel caso di mancata partecipazione da parte anche di un solo componente del nucleo familiare alle iniziative di orientamento. Le sanzioni partono dalla decurtazione di 2 mensilità del reddito in caso di una prima mancata presentazione ai corsi di formazione e si arriva infine alla decadenza nel caso di ulteriore mancata presentazione. Il comma 9, sempre dell'articolo 7 del decreto del 4, numero 4 del 28 gennaio 2019, entra nello specifico e nella premessa prefigura uno scenario che necessita di approfondimenti perché si può ipotizzare entrare nel tema dei vaccini obbligatori e quindi fra virgolette in quello che è trascritto dal testo del decreto fra virgolette in caso di mancato rispetto degli impegni omissis ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni, omissis, e di seguito precisato l'elenco delle conseguenze per l'indisciplinato fruitore del reddito che vanno dalla decurtazione di 2 mesi, di 2 mensilità fino a 6 mesi di mensilità, fino alla decadenza del beneficio. Un vero e proprio sillicidio. Raggiro di stampo chiaramente clericale. Il reddito è decurtato e poi revocato a chi rifiuta di sacrificare il figlio sull'ara sacrificale della scienza, fra virgolette, di regime, fra parentesi, avendolo sottratto a presunte cure di prevenzione volte alla tutela della salute, questo lo dicono loro. Una volutamente vaga, invece questo lo dico io, ed irregolare sibillina definizione che potrebbe essere applicata anche a nuove vaccinazioni sperimentali o a quant'altro di indicibile, come appare chiaro dalla modalità in cui si propongono, dall'indicibile ed imprecisabile, volutamente indefinito del testo di questa legge, di quant'altro indicibile indefinito nel testo di questa legge, a disposizione di qualunque capriccio, soverchieria, ed eventuali e varie strumentalizzazioni future, cioè questi si lasciano il campo aperto per poter poi maramaldeggiare come cazzo gli pare a loro nei confronti dei figli dei cittadini. Allora andiamo avanti. A nostro modestissimo parere questo cosiddetto reddito di cittadinanza altro non è se non una squallida parodia della vendita dell'anima del dottor Faust. Uno sceno mercimonio, ma era più intelligente, faceva un accordo con Mefistofele che era molto serio, ma fatto bene, molto onesto, fatto molto bene, infatti io dico reddito di cittadinanza altro non è se non una squallida parodia della vendita dell'anima del dottor Faust, uno sceno mercimonio, la svendita del proprio valore umano non solo personale come faceva Faust, ma anche di tutti i familiari conviventi, cioè come puoi tu andare a decidere della sorte di tua moglie o di tuo figlio maggiorenne
no? Solo perché fa parte del tuo entourage familiare. Questo è assolutamente illegale, sia per la parte che riguarda l'eventuale accettante le soverchierie, e sia per, soprattutto a chi corrompe, a quello che propone questa cosa già. Infatti noi abbiamo denunciato questa gentaglia qua perché sono dei corruttori. Questo è un atto di corruzione. È lo stesso criterio che era utilizzato dai preti di qualsiasi razza. Pentiti quando, che ti salvo. Quando praticamente se uno dimostrava il che giusto pentimento, in un modo, no, poi sto dicendo un'altra cosa, in un modo o nell'altro di essere eretico, bruciavano tutta la famiglia. Tanto un po' di fuoco, un po' di caldo, non fa mai male. No, ma infatti, ma anche il discorso pentiti, comunque, e anche se è stato delinquente, accetti le condizioni vessatorie anche a ma in caso di eresia uno si pentiva ma non si salvava, lo impiccavano e poi lo bruciavano. No, lo bruciavano direttamente anche senza impiccarlo. No, se si pentiva prima impiccato, bruciato, se non si pentiva direttamente al fuoco. Quindi risparmiavano sulla corda. Questo cosiddetto reddito di cittadinanza, altro non essere una squalida parodia della vendita dell'anima del dottor Fausto. Esattamente. Uno sceno mercimonio. Però vedi, in cambio alla vendita dell'anima, quello si è beccato una bella rendita. Capito? Quindi sai, diciamo, lì il contratto era veramente efficace. Un po' come il ritratto di Dorian Gray. Sì, esattamente, efficace. Più o meno quello. Esattamente, il tema è sempre quello. È quello. Esatto, la svendita del proprio valore, non solo personale, qui è quello il guaio, ma anche di tutti i familiari conviventi, in cambio di 4 miserabili sporchi soldi. Esatto. È una miseria, è un'elemosina, lo volete capire o no? All'interno del decreto del 28 gennaio 2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza c'è un articolo che sta facendo infuriare e preoccupare in particolare gli oppositori dell'obbligatorietà delle vaccinazioni secondo il dettato della legge 119/2017 nota come legge Lorenzin. Si tratta di uno degli articoli che stabiliscono i criteri di decadenza dal sussidio. Si perde il diritto al reddito di cittadinanza, fra virgolette molto interpretabile perché il reddito di cittadinanza è tutt'altra cosa, quello che abbiamo ideato noi. Allora ripetiamo, il reddito di cittadinanza è un reddito in quanto sei cittadino. No, in quanto in quanto sei in vita. In quanto sei cittadino, perché si chiama reddito di cittadinanza. Certo. Diventa reddito e non diventa elemosina. Ma soprattutto debito, perché non lo paga il cittadino che fruisce della prestazione, ma la pagano tutti gli altri cittadini dovendo pagare il debito pubblico alle multinazionali della finanza. Stavo dicendo un'altra cosa, devi essere concittadino prima di tutto, e poi leggerò, anzi, già che siamo, lo leggiamo. Questo articolo fondamentale di questa Costituzione. No, facciamo così, articolare. Allora, sono cittadini della Repubblica. No, ricordiamo che qui è il triumvirato nel 1849. No, esatto. Non 1949, 1849 durante il regno della Repubblica Romana. Allora, sono organi della sono cittadini della Repubblica. Gli originari della Repubblica, pare ovvio. Coloro che hanno acquistato la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti, questo mi pare ovvio. Gli italiani col domicilio di 6 mesi, italiani devono essere, gli stranieri col domicilio di 10 anni, normale. Di 10 anni, se no non hai la cittadinanza. I naturalizzati con decreto del potere legislativo. Va bene. Ecco, questa è la cittadinanza. Allora, reddito di cittadinanza è per questa tipologia di cittadini qualora la banca centrale sia dello Stato. È lì che c'è il reddito. Piuttosto che non hai i soldi perché fai il debito, aggiungi il debito al debito. È naturale. Poi quel debito, quegli stessi cittadini a cui li hai prestati un attimo, li hai prestati perché lo devono rendere. Lo devono rendere con gli interessi agli strozzini internazionali. Esattamente, questo è il quadro generale. Quindi si tratta di uno degli articoli che stabiliscono i criteri di decadenza dal sussidio. Si perde il diritto al reddito di cittadinanza se non si accettano le 3 proposte di lavoro. Quasi nessuno. Attenzione, però, che questo ha dei suoi controvalori che dobbiamo dire. Legge. Quasi nessuno però sapeva che è prevista la sospensione financo alla perdita totale del reddito anche nel caso
in cui il percettore venga meno agli impegni previsti nel patto per l'inclusione sociale. All'articolo 7, nel comma 9 del decreto, è stabilito infatti che in caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel patto di inclusione sociale, a) relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne, minorenne. Quindi se tuo figlio bigia e fa sega alle lezioni, tu perdi il diritto di cittadinanza, anche tu neppure sapendolo, capito? Quindi questo per dire la, come si dice, la vessazione, la vessazione che viene compiuta a danno del cittadino, la compressione dei diritti del cittadino a tua insaputa, quindi è una violenza totale. Punto B, impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute individuale dei professionisti sanitari eccetera, vengono irrogati le seguenti sanzioni: 1. Primo, la decurtazione di 2 mensilità al primo richiamo; 2. La decurtazione di 3 mensilità al secondo richiamo; 3. La decurtazione di 6 mensilità al terzo richiamo; ed infine 4. La decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. No, adesso facciamo mente locale. Allora, tu sei richiamato una volta, non si sa da chi, perché non sappiamo chi è che lo chiama. Certo. E dice, vai, te trovo un po' di soldi. No, più avanti sembra, si subodora che possano essere i sindaci. Vabbè, ti immagini, tra le tante cose che devono fare, devono pure richiamare questo. Poi ti chiama la seconda volta, quindi il sindaco ci perde tutta la mattinata, gli uffici pieni di tutte queste cose. Terza e quarta volta uno gli dice, guarda, se non ti do più di soldi, poi si fa un bucio di culo così. Vabbè, capitiamo. Va. Quindi qua ci sono poi elencate il testo originale della legge, del decreto legge. Però in questa breve frase non si parla esplicitamente di vaccinazione obbligatoria, ma solo di rispetto degli impegni previsti dal patto per l'inclusione sociale. All'articolo 4, sempre del decreto legge 4 del 28 gennaio, si definisce l'ambito del patto per il lavoro, in cui è fin qui tutto regolare, e del patto per l'inclusione sociale, molto meno regolare, che riguarda ad esempio... Poi patto, quale patto? Con chi hai fatto sto patto? Questo è un decreto a tutti gli effetti, punto e basta. Quindi patto non è un patto unilaterale che non ha nessuna valenza giuridica, nessuna valenza legale, tanto per dirla, perché io posso usufruire di una funzione dello Stato a prescindere dagli obblighi che mi dovrebbero incorrere in base a quel decreto, quando invece è quello che conta la Costituzione. Non solo, ma poi in ogni caso ci sono degli obblighi fondamentali. Intanto tu non mi regali nulla, tu attuale governo, facendo queste cose, oltre alla truffa, non mi regali nulla. Secondo, è tutto da stabilire se tu governo, che non sei, almeno dici di non essere un governo gestito da lor signori, dal potere economico finanziario mondialista, tu a questo punto mi devi dare quello che mi spetta, dandomi le mie esigenze fondamentali, primarie. Perché questa è la nostra, è la norma, questa è la norma, non mi regali nulla, mai da dare, mi devi dare. E il primo atto, essendo la nazionalizzazione della banca centrale, delle imprese, della banca centrale, mi dà i diritti di comproprietà della banca centrale stessa. Certo, insomma, dicevo, il patto per l'inclusione sociale è molto meno regolare, che riguarda ad esempio l'attività del servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuali dei servizi competenti, ma anche interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Quindi c'è tutta una serie di figure molto fosche, molto nebulose, e una serie di frasi molto nebulose che lasciano molto a desiderare. Insomma, nessuna traccia di obblighi vaccinali, però, no? Però lascia l'adito a una potenziale successiva interpretazione di circolare di queste frasi molto vacue, no? Certo. Allo stesso tempo però si fa esplicito riferimento al fatto che se all'interno del nucleo familiare del beneficiario ci sono componenti minorenni, ci saranno ulteriori impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute che saranno individuati dai professionisti sanitari. Il fatto che l'obbligo vaccinale sia previsto per tutti i cittadini all'interno della fascia 0-16 anni, che i vaccini siano uno strumento di prevenzione e tutela della salute, fa pensare, basta fare 2+2, a molti antivaccinisti e free vax, fra cui anche noi,
che in questo modo si voglia introdurre un plateale ricatto, il reddito di cittadinanza in cambio dell'impegno di fare le vaccinazioni, senza considerare che già sono previste vaccinazioni obbligatorie anche per molte categorie di cittadini, anche per gli adulti dai 16 ai 65 anni. Quindi ricordiamo i professionisti che hanno a fare con la sanità, dagli infermieri ai rettori universitari delle cliniche universitarie, ai militari, ai pubblici ufficiali e tutti quelli che anche amministratori pubblici che però se ne sognano ampiamente di andare a vaccinarsi, perché queste sono categorie ovviamente che servono al potere e che quindi devono essere, diciamo, lasciate apparentemente libere. È l'85% degli operatori sanitari che non è vaccinato, l'85%. Ma non è una mancanza, è un diritto. È un giusto diritto, noi siamo perfettamente d'accordo. Però la legge obbligherebbe questa gente a farselo, ma siccome questi non sono nelle categorie più deboli che devono vaccinarsi per prendere mangiare... Si fanno il certificato falso. Esatto. Quindi cosa si vorrebbe fare? Ricattare e sperequare i cittadini richiedenti il reddito di cittadinanza in base alla vaccinazione o meno, in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione? Da un lato, avendo un governo etico, sarebbe coerente una legge dello Stato che stabilisce l'obbligatorietà delle vaccinazioni pediatriche fino a 16 anni di età. È comprensibile che lo Stato che eroga il sussidio chieda a chi lo riceve di non infrangere la legge, non solo perché c'è una multa da pagare, non solo perché fino a 6 anni non si possono iscrivere i figli al nido o alla scuola dell'infanzia, ma soprattutto perché la Costituzione impone l'obbligo di tutela della salute pubblica. Se questa definizione rispondesse al vero, però, è uno Stato degno di questo nome non può accettare che persone che ricevessero il reddito di cittadinanza pagato con i soldi italiani, ovviamente, ne usufruissero. Come già detto, però, non è però fatto chiaro che cosa entrerà a far parte del patto. Ad esempio, c'è chi ipotizza che potrebbe trattarsi di corsi di prevenzione per gli infortuni sul lavoro, se non fosse che si parla di minorenne, quindi non possono lavorare, quindi non potrebbero avere necessità di fare dei corsi di formazione sugli infortuni sul lavoro, visto che riguarda inoltre attività socialmente utili all'interno dei comuni. La definizione degli ambiti del patto di inclusione sociale è a capo ai sindaci. C'è poi il riferimento normativo dell'articolo 7 del decreto legislativo 147 del 2017 che parla ad esempio di interventi di sostegno socio-educativo familiare, assistenza domiciliare, socio-assistenziale, che lascia adito a molte dubbiose interpretazioni. Secondo le varie declinazioni degli attivisti antivaccino, il decreto è, pure se volutamente sibillino, concepito in modo da lasciare un margine di manovra per poter sanzionare ed eventualmente escludere i percettori del reddito di cittadinanza che si rifiutano di fare i vaccini ai figli. Per tutti costoro e noi. Ma io propongo chi non fa il vaccino, basta che fa vedere il certificato che ha detto 100 volte il rosario. Per tutti costoro, quindi gli antivaccinisti o comunque insomma gli attivisti che sono emersi nel corso del 2017 contro l'obbligatorietà del vaccino, per tutti costoro e noi di Alba Mediterranea è un vero e proprio ricatto legalizzato. Con questa querela ne chiediamo conto a Di Maio, al vice premier Salvini e a tutti gli altri citati sopra, ma al di là delle possibili interpretazioni del decreto 4 del gennaio, 28 gennaio 2019, estante che il decreto Lorenzini è ancora in vigore, nonostante le promesse da campagna elettorale, rimane una legge dello Stato, perché avevano detto che la abrogavano, e in quanto tale dovrebbe essere rispettata, pure se platealmente incostituzionale, internazionalmente illegale ed andrebbe immediatamente abrogata. E questo insanabile conflitto fra le promesse elettorali e la popolazione percepita ricattatrice costrizione attuale provocherà la degenerazione della situazione verso l'inapplicabilità del reddito di cittadinanza nei confronti di coloro che più ne avrebbero bisogno, e cioè verso le coppie con figli piccoli è un bel impasse. E questa precondizione di fatto esclude un grande numero di cittadini in difficoltà economiche dalla possibilità di percepire il reddito di cittadinanza, creando quindi ancora di più una illegittima premeditata sperequazione funzionale alla finalità di sfoltimento dei potenziali fruitori. Insomma, tutta una miserabile sceneggiata, una pantomima, uno spacchetto popolare elettorale per le allodole, o meglio per gli allocchi. Per fortuna però per noi, la loro ignavia, incompetenza, insussaggine e di mala tempora
che immangono su tutti i cittadini italiani renderanno questo loro assurdo ed irrealizzabile impegno assunto semplicemente impossibile. E così o i due partiti, Lega e Movimento 5 Stelle, non lo manterranno con le ineludibili conseguenze a carico loro ovviamente, oppure se dovessero insistere nel tentativo di applicazione della legge, oltre ad inimicarsi ancora più profondamente le classi più disagiate che li hanno votati proprio per il reddito di cittadinanza, fra le altre loro promesse elettorali tutte non mantenute, renderanno per di più il paese del tutto ingovernabile. Gli italiani, è risaputo, sono per il 47% analfabeti funzionali. Figuriamoci se questa percentuale di analfabeti si occupa di filosofia e della scienza, non conosce neppure il metodo. Manca quindi la capacità di analizzare criticamente, ne deriva che questa marmaglia creda alle più grandi fesserie. Ha creduto infatti anche a Matteo Renzi. Poi, quando la gente ha cominciato a confrontare le parole del leader con la realtà economica che aveva sotto gli occhi, ha cominciato gradualmente a cambiare idea. Un assioma, non bisogna tentare di ingannare il popolo quando si tratta di economia, di salute e di sicurezza. Un uomo che non trova lavoro non è soltanto scontento, è esasperato, inferocito, isolato verso la sua persona, personale situazione e la mancata inclusione sociale. Analogamente non perdona nulla se sente minacciata la salute, per esempio da servizi sanitari insufficienti o perché è costretto a curarsi a sue spese. Quando si parla di reddito di cittadinanza si creano aspettative in tutti coloro che hanno difficoltà a sopravvivere, e sono molti, uno su cinque italiani, e perfino, appunto come dicevi te, in tutta la popolazione dei cittadini. Dal momento che sono cittadino ho bisogno anch'io, a prescindere dalla mia capacità o meno. Se no, infatti, c'è lo scollamento tra il concetto di cittadino e la il concetto di appartenenza a una collettività. Infatti, noi invece il nostro reddito di cittadinanza è basato sulla generalità, sulla universalità dei cittadini, tutti quanti compresi nel reddito di cittadinanza. Tutti devono avere il reddito di cittadinanza, anche il miliardario, certo, perché comunque crea volano economico. Certo. Per quello è il principio. Questo non crea un cazzo di volano economico. Infatti. Oltretutto, questa miseria. Dunque, quando si parla di reddito di cittadinanza, si creano aspettative in tutti coloro che hanno difficoltà a sopravvivere, e sono molti, uno su cinque italiani, e perfino in tutta la popolazione, dal momento che quell'espressione reddito di cittadinanza fa pensare che basti essere italiani per incassare il sussidio. Tali... Ma sarebbe giusto qualora ci fosse a monte la nazionalizzazione della banca centrale, della banca emittente banconote. Tutte le promesse che non richiedono competenti per essere verificate, tutti li aspettano al varco, nel loro portafogli dei cittadini si verificherà la prova, e le parole da sole non potranno smentirle, cioè quelli racconteranno altre favole, ma so cagati, non se li caga più nessuno. L'impegno assunto semplicemente è impossibile, e come è giusto naufragherà. Tutti o i due partiti al governo non la manterranno, oppure se ci proveranno contro ostacoli per loro insuperabili rischieranno di far naufragare ancora più l'Italia. Questa mossa è stata supremamente stupida, forse hanno agito così per essere coerenti con la propria imbecillità. Ma vediamo cosa affermano leggi fondamentali internazionali ratificate dall'Italia. Ricordiamo per esempio l'articolo 23 della Dichiarazione Universale del Diritto dell'Uomo. Ogni individuo, dice l'articolo 23, ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. Ma questo diritto, questa legge qua è una gran cagata rispetto già alle considerazioni molto, molto ampie che fa questo articolo. L'articolo 25, sempre della... e qui poi c'è l'articolo 25,2 che dice: ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicura a lui stesso e alla famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Mi sembra che qua proprio non ci siamo con questa legge. L'articolo 25 poi dice ancora: ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto, e questo l'ho sottolineato anche in neretto, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia, in caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. E mi sembra che qua c'è tutto.
e questo confligge assolutamente con le motivazioni di questo reddito, cosiddetto reddito di cittadinanza. Insomma, se un capofamiglia non si sottomette ad andare a lavorare anche a 1500 km di distanza da casa, uno, non obbliga suo figlio anche a 16 anni a vaccinarsi, oppure anche se non vuole, due, non costringe la moglie a frequentare i corsi di cucito analoghi, non servono assolutamente a nulla, perché il lavoro sarà merce sempre più rara. La manderebbe ad altri corsi, redditizi, basta vedere qualunque, tutte le donne che ci si esibiscono in televisione. Certo, o qualunque altra, anche futura pretestuosa condizione discriminante, NISBA, il reddito di cittadinanza se lo può scordare. Il reddito di cittadinanza, con in più il rischio aggiuntivo di una pletora di sanzioni, pure di farsi fino a 15 anni di carcere. Se non è una schiavitù questa, come altrimenti definirla? Sottrazione di ogni diritto costituzionale? Non sapremmo da dove iniziare per elencarli tutti. Tutto questo senza voler ancora affrontare l'aspetto finanziario della vicenda, che ci riserviamo di denunciare presto in altra querela. Ecco qui. Così. Questa l'abbiamo fatta la settimana scorsa, non abbiamo fatto il video, ed è contro anche qua quella specie di porcheria che hanno fatto i nostri cari giudici di Catania a proposito della messa sotto processo di Salvini, che è colpevole, ma andava messo sotto processo anche Conte, tanto per dire, ma Conte evidentemente non gli torna comodo metterlo sotto processo, è chiaro? E per mettere sotto processo Conte non c'è manco bisogno dell'autorizzazione del Parlamento, in quanto lui è un tecnico, non è un parlamentare, e andava messo sotto processo immediatamente, chiaro? Allora, a conclusione, abbiamo colto l'occasione per parlare del fatto che noi ci muoviamo nell'ambito di una ideologia, di una visione del mondo che tranquillamente chiamiamo mazziniana, che è quella dei doveri, perché questo è il punto essenziale. Se non senti il dovere, sei soltanto un figlio. Il nostro, questo denuncia, è un dovere. Esattamente. Lo mettiamo in atto perché è un nostro dovere, dovrebbe essere il dovere di tutti i cittadini. Dovrebbe essere un dovere di tutti i cittadini che vengono a conoscenza di queste denunce, di replicarla, cosa che non faranno. E non faccio gli onori, siete bravi, siete eroi. Andate a fare in culo voi che ci dite questo. Esattamente. Allora, voi dovete diventare eroi, tutti. Per conclusione, per far vedere che noi siamo concreti, come ho detto prima, i nostri riferimenti sono due costituzioni. La prima, la Costituzione romana del 1849, ma ci potremmo mettere anche la Costituzione che è stata creata, pensata da un grande costituzionalista, che era il Pagano, e che fu impiccato dal perché era pagano, sì, perché era pagano, che fu impiccato dal Borbone in tutte le allegorie della parola, contro la promessa invece di libertà. E quindi è quella la Costituzione della Repubblica Partenopea del 1799. Ma siccome questa è superiore, per ricordare ai nostri amici che pure i napoletani, che sono bonaccioni, vivono la giornata, come si dice, Come si dice, tengono famiglia, cioè, come tutti gli italiani. Però quando si incazzano fanno le rivoluzioni, e le rivoluzioni fanno cadere molte teste, capito? Quindi senza ricordare Masaniello, poveraccio. Allora, questa Costituzione per noi è fondamentale, e dopo di questa vale la Costituzione del Quarnaro. Senza ricordare la resistenza all'invasione dei Savoia, che è durata quasi un paio d'anni. Sì, anche di più. Che viene stupidamente ricordata da persone che fanno i rappresentanti del neoborbonismo e non sanno assolutamente di che cosa trattano. Un conto è la resistenza contro l'invasione savoiarda, un conto è sapere cos'è il borbonismo. Allora, per finire, principi fondamentali della Costituzione romana del 1849. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Questa è una frase fondamentale, non è che va è cardine. È nel popolo la sovranità, per diritto eterno. Due, il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà e la fraternità. Non a caso Saffi e gli altri erano Saffi e gli altri. Sì. Allora...
eguaglianza, libertà, che non sono niente se non ci metti anche la fraternità, cioè se non ci metti anche quello spirito fraterno. Guarda oggi come siamo ridotti. Appunto. Articolo 3. Un esercito di milioni di monadi. Sì. No, monade 1, monade 2, asettiche. Esatto. Separate una dalle altre, e vincolate, no? Proprio... Vagolanti tra rifiuti urbani, esatto, ed extraurbani. La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali prima di tutto e materiali di tutti i cittadini, ma prima è morali. Se non c'hai una coscienza non puoi vivere. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazione e propugna l'italianità. Propugnare l'italianità vuol dire andare a vedere tutta la storia delle leggi, delle norme, delle culture che hanno fatto l'Italia e riproporla, tenere sempre presenti quando fai le leggi, non le leggi truffa tipo Preti, perché questa qui ti denota la cosa, esatto, che noi abbiamo, esatto, ti denota la classica truffa. La legge truffa, ti ricordi? Quella del, 40, sì, del 53-54. È roba pretesca, è strettamente legata a quelli che ti chiedono i soldi e ti promettono il paradiso in cambio del paradiso, e nessuno che gli spara in bocca, dice ma dai la garanzia. No. Dai, voglio la garanzia scritta che quando salgo c'ho un posto prenotato alla destra di Gesù. Nessuno glielo dà, dice ma un'altra, il prete dice un'altra volta, vieni alla prossima messa, ti dice, ma io non vengo più alla messa, capito? Ieri ho visto un film carino che si chiamava Piccola Impresa Meridionale. Ah, l'ho visto anch'io. È carino, sì, sì, che vero, parla di questi reietti, sì, della società, sì, del buonismo, del come si dice, del perbenismo imperante moralmente e psicologicamente e socialmente, che fa è vedere... troppo frammentario come film. Vabbè, non c'ha una trama coerente. È misero. Però sì, il concetto originario era una buona idea. Sì. Ci fa vedere i reietti della società che creano una mini società, sì, all'interno. Una comunità. Che sì, però integra tutti e che, sì, dovrebbe capire le ragioni di tutti nella loro, diciamo, miserabilità. Ecco. Sì. Capito? Cioè, ognuno di noi è miserabile, c'ha un aspetto della sua vita, sì, che è miserabile, e di quella piccolezza, di quella, di quel vizio, di quella manchevolezza, dovremmo essere tutti, appunto, riconoscenti agli altri di avere una identità che si commisura anche nelle nostre piccolezze, capito? La trama è sfiziosa, però avendolo vista per intero, il film è di una frammentarietà, sì, incredibile. Beh, ma a livello, il regista non a caso è quel poveretto, è quello che era spretato, come si chiama, mi ricordo mai, sì, la cui elevazione culturale è quella. Insomma. Municipi hanno tutti uguali diritti, la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato. Utilità, quindi, generale, non ad persona. Libertà, ma... autorità, autonomia dei municipi. La più equa distribuzione possibile degli interessi locali in armonia con l'interesse politico dello Stato, ma devi dimostrare che c'è questa armonia, è la norma del riparto territoriale della Repubblica. Articolo 7. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e, bravo, politici. La separazione fra Stato e Chiesa, lo diceva Saffi. Loro Saffi invece l'hanno fatto reintegrare, questi clericali di complemento, beh, l'hanno fatto reintegrare, dice, vuoi avere quello che ti spetta? Beh, il compromesso che ha fatto, che ha fatto... Devi vaccinare i figli. Che ha fatto... Oppure, vuoi avere i soldi? Devi andare a lavorare da qualsiasi parte, comunque ti pagano. Il compromesso che è stato obbligato ad accettare nell'82, Craxi. Ultimo, il capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarancie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale. Indipendente. Esercizio del potere spirituale, non ricattatorio, non finanziario, non economico, come tutta questa preteria. E con questo ritengo
abbiamo no, 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 andiamo a leggere tutto. No, la devi leggere. Almeno gli articoli più importanti. E il resto è marginale. Tu guarda, è tutto marginale. Guarda, sono tutta una serie di articoli che sono marginali. I punti essenziali sono i principi fondamentali, quelli che ho letto. Così come faremo con la legge fondamentale del Carraro, scritta da Alceste De Ambris, con la supervisione del Vate. Del Vate. Dopodiché, cari amici, arrivederci, a presto. Bene. Pubblicate, presentate le nostre denunce, siate cittadini fino in fondo. No, loro si ritengono già sufficientemente soddisfatti dal fatto di farci gli applausi, quando a noi non ce ne frega un cazzo che ci fate gli applausi. Sì. Noi vogliamo qualcuno che ci emuli. Che andassero ad applaudire le scimmie che fanno le piroette. Ne conosciamo tante. Scimmie umanoidi. Il pianeta delle scimmie, su. No, ma più serie. Io ci metterei dentro qualcuno di queste ultime... le ultime parlamentari, ultime parlamentari c'è una varietà proprio di scelta che tenete ora. Eccezionale. Lo mandiamo nel pianeta, li mandiamo nel pianeta delle scimmie. Bellissimo, me lo sarò visto 3-4 volte. Quella serie erano due o tre, non mi ricordo. Di più, perché però l'opera fondamentale è una. Sì, quella, poi dopo, visto il successo del film, ci hanno ricavato attorno. Certo. Vabbè, ma è stato veramente. Ah, sì, uno l'hanno fatto pure un anno e mezzo fa. Hanno rifatto, non so se era il remake o un ulteriore puntata. No, sarà stato un remake. Vabbè, signori, buon divertimento, fatevi i vostri fatti personali come al solito, non cercate di fare qualcosa di sociale, perché per carità poi vai contro. Mai. Sempre so long. Sempre. So long. Laudetur priebus.